Buongiorno a tutti. Per la rubrica Riordiniamo casa, prendendo spunto e ispirazione dal magico potere del riordino di Marie Kondo, siamo a pagina 111, dove si parla di selezione dei libri, una delle categorie, a detta dell'autrice, e io sono d'accordo, più difficili da selezionare perché a nessuno piace l'idea di buttare via i libri. E io infatti non li butterò, ma mi affiderò a quell'iniziativa molto bella che hanno le biblioteche, dove c'è questo spazio di libero scambio, dove chi non è più interessato ai libri li può portare e chi invece è interessato li può prendere gratuitamente. Tra l'altro, a differenza dei suggerimenti che dà l'autrice, io non raggrupperò tutti i libri per terra perché li ho collocati in diversi posti della casa, quindi mi è sicuramente molto più semplice andare a selezionarli, pur tirandoli fuori dagli scaffali, però selezionarli proprio nel posto. Alcuni li ho infatti qui in salotto, altri li tengo in cucina e altri su nella cameretta studio. Per cui, 1, 2, 3, iniziamo con i libri. I libri che teniamo qui in salotto sono questi e poi quelli nei ripiani. Nel primo ripiano non ci sono libri miei, per cui non andrò a toccarlo. Negli altri ripiani ci sono libri un po' di tutti, per cui nel tirarli fuori andrò a selezionare solo i miei. Ci raccomanda di non aprire i libri, ma semplicemente con un tocco sulla copertina andare a risvegliarli, a sentire se ci trasmettono ancora emozioni, quindi vale la pena conservarli oppure darli via. E io in parte capisco, perché tirando fuori tutti questi libri magari ce ne sono alcuni che non ho sfogliato da anni o addirittura non ho neanche mai finito di leggere, però la tentazione sarebbe quella di aprirli, magari di leggere, di prendere qualche informazione, e quindi la selezione diventerebbe molto più dispersiva. Qui ho messo già i libri che non sono miei e qui adesso vado a fare la selezione invece dei miei libri. Allora, siamo in cucina e qui mi sono portata il libro di Veronesi perché, oltre nella prima parte a dare delle informazioni sulla scelta vegetariana, nella seconda parte del libro ci sono anche delle ricette, quindi secondo me è molto più funzionale qui in cucina. E poi qua ci sono tutti i miei libri di ricette, non sono tantissimi, ci sono anche delle riviste. Sarà molto semplice, credo, selezionarli perché a prima vista già so quelli che mi piacciono e che uso regolarmente e quelli che invece proprio non apro da praticamente tantissimo tempo. Libri e riviste da tenere, quelle invece da scartare. In un primo momento ero tentata di conservare questa perché aveva questa ricetta che faccio ogni anno nel periodo natalizio, però bando alla pigrizia, quindi ho strappato subito la pagina e l'ho inserita nel mio quadernone delle ricette. Queste invece le tengo perché hanno delle ricettine facili e veloci e quindi vado a consultare durante tutto l'anno quando vado a fare il mio menu settimanale. E infine cameretta, ho preso in prestito le scrivanie delle bambine, qui ci sono tutti i miei libri, qualche rivista, sapete com'è, a volte ci sono articoli interessanti che vorremmo andare a estrapolare, andare a rileggere, poi non si fa, quindi penso che sia arrivato il momento di eliminarle. E noi teniamo i libri qui in queste mensole, i libri di Roby li ho già lasciati da parte, quindi adesso vado a selezionare i miei.
Partiamo dal basso, che è anche il ripiano più scomodo perché c'è la scrivania che disturba e quindi qui ho messo i manuali, quelli che usiamo meno, e anche i dizionari e le varie grammatiche. In questo ripiano ho cercato di raggruppare i libri per argomento dove è possibile, stessa cosa in questo, e 96 lezioni di felicità me l'avete consigliato voi, sono curiosa di leggerlo. Risultato finale, dopo aver portato giù qualche libro da su, qui è rimasto invece invariato, qua pressoché lo stesso, e qui invece qualche libro dello stesso autore e in fondo più o meno lo stesso. Infine, questi sono i libri che non mi interessa tenere, chiederò alla mia famiglia se vogliono leggerli, altrimenti li porterò in biblioteca oppure alcuni come questi, naturalmente le riviste che probabilmente non sono più aggiornati e li posso tranquillamente buttare via. Vi ringrazio per la compagnia, vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!